Ragazzi, grazie mille per avermi invitato. Almeno così riesco a spiegare cosa è successo durante questo mese. Bene, bene, iniziamo subito. Ma mi dica un po', a cosa è dovuta questa pausa? Diciamo che mi aspettavo una domanda del genere, considerando che sono sparito per un mese. Anche se poi non c'è stato mai un vero motivo per preoccuparsi, perché sono stato sempre incostante con i video. Stavolta la motivazione è stata duplice. Il primo motivo è paese, è una questione di studio, perché facendo l'università ho dovuto tagliare su qualcosa e ho tagliato sui video. Soprattutto perché stavo preparando un esame difficilissimo e non potevo pensare assolutamente ad altro. Mentre la seconda motivazione è più specifica nell'ambito video. Diciamo che non ero troppo motivato in questo periodo e tutto quello che volevo fare era mediocre. E quindi invece di portare video mediocri ho preferito non portare niente. Ti ritieni soddisfatto dei tuoi ultimi lavori sulla piattaforma? Assolutamente no. Gli ultimi video che ho fatto sono orribili, partendo dalle recensioni su Attack of Titan. Mai più dovrà succedere una cosa del genere. Se inizio a fare video del genere vuol dire che sono veramente alla frutta. Ed infatti, da come avete potuto vedere, ad un certo punto si sono stoppati. Poi anche i video estivi non è che siano stati un granché. Erano comunque gli orrori della 4Kids. Ovviamente la serie sugli orrori della 4Kids non si fermerà, ma sicuramente devo dargli una rinfrescata. Perché per come è strutturata adesso è veramente noiosa. Prossimamente, cosa intenzioni di portare sulla piattaforma? Allora, almeno per me, YouTube è sinonimo di creatività. E quindi su YouTube devono uscire video che rispecchiano me stesso. Ovviamente però, video su Yugi e video su anime e manga non mancheranno mai, perché ovviamente fanno parte della mia vita e della mia giornata. Ci sarà un orario fisso per i video? Assolutamente no. Sul mio canale questa è una cosa che non potrà mai capitare, o almeno per adesso. Perché credo che ogni video abbia le sue tempistiche. Ci può essere un video a cui devo lavorare 3 settimane, e un altro invece solo 3 ore. E se il video voglio che venga realizzato bene, non posso accorciare i tempi di lavorazione. Ed è per questo che non mi va di dare false illusioni alle persone. Oltre alla sfera YouTube, hai altri progetti in cantiere momentaneamente? Sì, ovviamente, anzi, momentaneamente sto lavorando con la pagina Instagram Kaiba Corporation 3.0, quindi se non mi seguite, seguitemi, dove tratto Yu-Gi-Oh! A 360 gradi, ovviamente nel mio stile e in maniera simpatica. Grazie mille di essere stato qui, abbiamo finito per oggi. Ah, ok, perfetto, abbiamo finito. Devo dire qualcosa per concludere? Vabbè, le solite cose, di mettere mi piace, di condividere, di scrivere un commento sotto, ma questo si spera lo sappiano già. Va bene, grazie mille, noi ci aggiorniamo.